Siamo questa sera qui a Vizzini, allora siamo con Carmelo, Alberto e Gianfranco, molto conosciuto, entrambi di Vizzini, giustamente, quindi molto conosciuti. Allora Carmelo, tu sei l'organizzatore e anche l'ideatore di questo Joker Show. Da dove è nata l'idea? L'idea è nata dopo un'attenta analisi del territorio siciliano, in quanto ho notato che nei locali bisognava portare qualcosa che potesse, come dire, attirare più persone. Da quanto tempo è che esiste il Joker Show? Il Joker Show è nato nel 2012, l'ideatore sono stato io e ho registrato questo prodotto anche alla SIAE nella sezione Opere per l'Ingegno. Il nostro gioco è l'unico da Roma in giù. Perfetto, allora quest'anno avete girato un po' tutta la Sicilia, diciamo, tu, noi qua siamo a Vizzini, quindi tu sei di Calascibetta, Enna. Quindi un pochettino, qualche chilometro di distanza da noi. Avete girato un po' tutta la Sicilia, quali sono state le tappe, quelle che ti hanno entusiasmato di più, dove c'è stata molta affluenza? Allora, devo spendere due paroline anche sul mio paese Calascibetta, perché ha un ruolo fondamentale nella crescita di questo Quiz Game, in quanto si trova proprio al centro della Sicilia e a circa 3-4 minuti dallo sbocco autostradale della Catania-Palermo. Ciò ha permesso una più rapida ed omogenea diffusione del Quiz Game in tantissimi paesi siciliani, in quanto nel raggio di circa 100 km abbiamo una vastissima presenza di comuni che quindi abbiamo potuto cavalcare attraverso il nostro prodotto. Le tappe che di più mi hanno entusiasmato sono i paesi dove c'è una massiccia partecipazione di pubblico. Ne cito qualcuno per esempio, tipo Leonforte in provincia di Enna, poi anche qui nella zona, diciamo, del Calatino ci sono paesi molto molto caldi che seguono il Joker Show, tipo, a parte Vizzini, anche Scordia, Mineo, Ramacca ed altri paesi della zona. Naturalmente il gioco va bene un po' ovunque, perché le persone si affezionano, ritornano e poi i premi attirano ancora di più la partecipazione delle squadre che seguono puntualmente gli appuntamenti settimanali. Ma io so che la tappa di Caltanissetta ha fatto il botto, nel senso che c'era una piazza piena, forse erano, non so quante squadre, mi hanno detto, forse, dici tu, dacci tu dei numeri. La tappa è stata a Calascibetta, appunto la città natia del Joker Show, con un evento patrocinato dal comune, dove sono approdate più di 120 squadre siciliane, venute un po' da tutte le province, con circa quasi 800 partecipanti in totale. Il tutto ha permesso una bellissima serata che poi ha visto vincitore una squadra che tutt'oggi sarà presente, che sono i Mascalzoni del professore Enzo Reitano, con componenti del Ragusano e del Siracusano. Perfetto, e come arriva a Vizzini il Joker Show? Il Joker Show arriva a Vizzini attraverso l'intuizione di due giovani molto attivi e molto collaborativi, che sono l'amico Gianfranco Zuccalà e Alberto Dovile. Entrambi si sono impegnati a spada tratta nella diffusione soprattutto in questa zona Calatino e Blea. Allora, passiamo ora a intervistare Alberto. Alberto, tu sei stato qua a Vizzini, sei un po' il vocalist per molte organizzazioni, il presentatore. Questo Joker Show, che emozioni ti ha dato? Da quanto tempo è che lo state portando avanti come iniziativa? L'emozione è tantissima, da febbraio che portiamo avanti il Joker Show. Il culmine è stato presentare un secondo round a Calascibetta proprio davanti a 120 squadre, è stata proprio un'emozione dove le gambe tremavano,
All'inizio non sapevo cosa dover dire perché mi bloccava l'emozione, però poi dopo, avendosi sciolto, è andato tutto liscio. Io che ho visto l'azione durante la Sagra della Rivolta, c'è stata una serata che avete sempre organizzato il Joker Show e sono venuto lì a intervistarvi poco prima che iniziasse. E di tutte le tappe che avete organizzato voi, invece qual è stata quella che ti ha colpito di più, che ti è rimasta più impressa? Beh, Pizzini molto, perché c'è il nostro paese, c'è dove stiamo iniziando, ma anche Palazzo La Crede, ma poi tutti altri anche. Mi sembra di avervi visto pure a Marina di Acate, se non sbaglio. Marina di Acate, sì, molto partecipativi, Chiaramonte, Caltagirone, Buccheri, sì. Un po' tutto il Calatino e non solo, ecco. Ho toccato. Gianfranco, il tuo ruolo invece nel Joker Show, di che cosa ti occupi più? Io mi occupo, diciamo, della parte tecnica con il computer, metto le domande, scriviamo le squadre, metto un po' di musica, facciamo un po' di intrattenimento a 360 gradi per quanto riguarda il gioco. Diciamo che allora Alberto è quello che figura, tu sei quello che fa tutto. Infatti prima stavo pulendo anche il tavolino, faccio anche da pulizia. Comunque la cosa bella è che io faccio DJ da quando avevo 14 anni, ma col gioco mi sto togliendo dei piaceri, perché fai divertire le persone, gente educata, facciamo un po' di animazione, facciamo giocare le squadre, facciamo fare delle sfide. È una cosa bella, rimane l'amicizia con tutte le squadre. Magari il DJ è visto, magari là mette la musica, non ha il contatto come ce l'ha col gioco. Infatti volevo ringraziare anche Carmelo che ci ha dato la possibilità di fare il gioco e abbiamo conosciuto tantissime persone in giro per la Sicilia, diciamo, per la nostra zona. E infatti abbiamo fatto anche questa esperienza di Calascibetta, alla finale c'erano più, penso, 1000 persone, cioè 800 erano i partecipanti più le squadre, più anche le persone del pubblico, certo. Sì. Gianfranco, questa sera allora siamo qui, questa è la finale ormai per questa stagione, diciamo questa qua è una serata organizzata, una super serata, diciamo. Pensavamo di avere un po' più squadre, ma magari il tempo è quello che è, l'estate sta finendo e... come dicevano i righiera, giusto? No, ma vediamo, magari l'anno prossimo possiamo anticipare, perché la location, siamo qua di Vizzini, abbiamo tutti gli amici qua, poi magari Vizzini è un punto centrale. Però... Allora, la domanda che ti volevo fare, scusami se ti interrompo, era questa sera so che ci sono in sorteggio dei premi, sì, non poco indifferenti. Avevamo la locandina prima là, il primo premio sono 200 euro, secondo premio abbiamo un percorso benessere a Valle dei Maggi, poi abbiamo terzo posto dell'entrata a Parco all'Aria di Buccheri, che è il nostro sponsor, quarto posto il nostro sponsor è il Kid Can, che è di Caltagirone, che è una piscina di Caltagirone, poi quinto premio una cassa di birra e poi a sorteggio. Questo è di consolazione, perché così scusa, poi abbiamo il primo della Serie B che aveva uno shooting fotografico da Entro Liciforo a fare uno shooting e poi sorteggeremo con tutti i biglietti, staccheremo dei biglietti e sorteggeremo un buono viaggio per quattro persone o in Italia o in Europa. Quindi insomma è un gioco, ma in realtà il montepremi che c'è in ballo non è tanto da gioco, ecco. Sì, abbiamo vari premi tutte le serate con i nostri sponsor che ci ha dato anche Carmelo, un po' l'abbiamo cercati noi, comunque magari chi vede la televisione c'è la possibilità di fare, diciamo che come prima stagione, giudizio positivo. Sì positivo, ma si va a migliorare ovviamente nella... Quindi diciamo stiamo lanciando questo input tramite la televisione per chi vuole aderire per la prossima stagione, sia come sponsor che anche come partecipante. È una pubblicità gratuita, diciamo, perché noi faremo vedere sempre lo sponsor nel maxi schermo e loro ci danno dei coupon. Gianfranco, se vi vogliono cercare, come si fa? Abbiamo anche la pagina Facebook, o cercano Joker Show Italia Quiz Game, che è il nostro principale, diciamo, che è Carmelo, oppure abbiamo la pagina noi Catania Siracusa Ragusa su Facebook e là ci sono tutti i numeri di telefono, oppure ci possono contattare anche tramite messaggio. La cosa non cambia, perché ho contattato lui alla fine si arriva sempre allo stesso obiettivo finale. Va bene, allora che facciamo? Iniziamo con questo gioco? Siamo pronti? Va bene, allora ci vediamo dopo. A dopo. Grazie Canale 66. Grazie Canale 66. Allora, il percorso benessere, solo la donna, è normale, mi metto di qua io. Ovviamente lascerà nel posto lavoratore, secondo me, cioè non è che ci potete dire tutto voi. Cioè, giovannoso, cioè. La foto per la copertina dell'album. Forse invece... per i Marvel che si stanno ubriacando con la birra, che no, hanno ancora no, no. Faccia affacciare, va bene, siamo mica dello scappagnato con la birra, sì. Quella volta tutto quello che organizza è la mente insieme a Carmelo,
mi mandi messaggi. Lo posso dire, ti voglio svergognare. Ogni tanto mi manda messaggi Ale e dice: glielo dice ad Alberto che mi manda la classifica di Vizzi. Glielo dice ad Alberto di pubblicare le foto. Ti riprovera sempre, però ci vuole. Sì, però le mando sempre. Le foto, la foto del nostro fotografo. Grazie a questo splendido staff di Vizzini, ancora una volta molto energico e frizzante nella conduzione del gioco. È vero, quando ci siamo fatti il giro qui in zona, siamo partiti da Vizzini, dico andiamo ad esplorare tutti i paesi. Siamo partiti Vizzini, Buccheri, Ferla, Cassaro, Buscemi, Palazzolo Crepi. Eravamo a Palazzolo, dico, ma mentre che ci siamo, ci scendiamo a Caricattini e Bagni. Va bene, grazie ancora a tutti e buona continuazione. Grazie di tutto a te, ti facciamo la foto. E ringraziamo Michelangelo, canale 66. Ma tu ce l'hai il braccialetto del Joker Show? Tieni il braccialetto. No, non ce l'ha. Quindi scegli un numero, chiudi gli occhi, guarda me. Aiuto, non si fa. Hai preso? Dai a Gianfranco. E la squadra che vince, buon viaggio. E la squadra classificata, 13ª, e il nome degli Spirulini! Ringraziamo canale 66 e tutti voi che avete partecipato. Oh,